qui a una nuova puntata di Live L Cosimo. Aspettiamo la nostra ospite di oggi. Intanto io saluto anche chi ci sta seguendo da Facebook e da YouTube. Ecco qui. Oggi con noi ai microfoni di Le Cosimo, Maria Andrea. Stiamo aspettando. Andrea, eccola qui, buonasera. Mari, mi senti? Sì, no? Buonasera. Tutto Sì, bene? mi sento. Perfetto, perfetto. Buon pomeriggio, Maria Andrea. Buon pomeriggio, Gab. Benvenuti a tutti gli spettatori che ci stanno guardando sia da Instagram che da YouTube che da Facebook, Mi perché sento ricordiamo, VIP. noi siamo... Ti senti VIP? Addirittura. Noi siamo in diretta in contemporanea su Facebook, YouTube e Instagram e potrete rivedere la live anche in differita qualora adesso non possiate ascoltarci in questa nostra chiacchierata di questo pomeriggio. Allora, che cos'è Live Le Cosimo? Come vi ricordo sempre, Live Le Cosimo è il nostro format in cui presentiamo chi c'è dietro Le Cosimo. Chi è che scrive i nostri articoli? Chi è bella, Mari, bellissimo. Ok, avevi un attimo girato la fotocamera. Lo Ok. so, mi devo Quindi io ambientare. partirei con la presentazione dell'ospite di oggi e quindi ti lascio la parola. Eh A me. sì, a te. Ma chi Allora, sei? In che io classe sono frequenti? Maria Andrea Scardino, frequento la quinta I e ho preso parte alle Cosimo per diversi anni. Scrivo articoli riguardanti la musica. E ogni tanto mi occupo anche di fare qualche foto e basta. Eh sì, qualche belle foto, Maria Andrea. Io vi consiglio di andare a spulciare nei vari articoli dove ci sono le gallerie. Ah, qualche scatto è firmato proprio da Maria Andrea, quindi vi consiglio di andare a seguirci su lecosimo.it. Allora, Mari, io prima di iniziare parto diciamo, con la chiacchierata vera e propria, con l'argomento che lo spoileriamo un po'. Oggi parleremo di viaggi. Di viaggi. Prima però di iniziare a parlare di questo, voglio farti qualche domanda di routine. Proprio così, come se stessimo facendo una chiacchierata e non ci vedessimo da tanto tempo. Intanto, come stai? Come sta andando questo inizio di fase 2? Allora, tutto bene, in realtà non sono ancora uscita, non sono ancora uscita perché non ne ho avuto l'occasione, però magari presto sicuramente mi farò una passeggiata, andrò a trovare qualcuno, Necessariamente. e anche perché siamo a casa da 2 mesi pienissimi, però dai, per il resto tutto bene, pensavo peggio, pensavo non passasse così in fretta in realtà. E invece, dai, stiamo arrivando quasi alla fine. Allora, io voglio, prima di iniziare, come ti dicevo, parlare di un argomento che ci vede come protagonisti, tutti e due, ma come tanti, tantissimi altri studenti che quest'anno affronteranno la maturità. È di pochissime ore fa questo intervento della ministra Azzolino, in cui si parla di un esame in cui sarà presentato un elaborato riguardo alle materie scientifiche. Non si è ben capito se saranno gli studenti a realizzarlo o meno, ma uscirà a breve un decreto. Di una parte che consterà sostanzialmente un'analisi di un testo di italiano, e poi successivamente continuare con gli argomenti riguardo l'alternanza scuola-lavoro e la ci cittadinanza e costituzione. Quali sono le tue preoccupazioni o i tuoi pensieri riguardo a questa maturità 2020? Allora, in realtà non so ben dirti quello che mi aspetto da questa maturità, cioè sono un po' confusa in realtà, perché se da una parte credo che comunque siamo stati avvantaggiati dal fatto che comunque ci siano solo interni, dall'altra vedo comunque che, cioè, data la situazione, sicuramente è stata fatta una scelta giusta, perché comunque non abbiamo avuto la possibilità sicuramente di sperimentare altre, comunque di provare, di metterci alla prova durante l'anno, come invece Esatto. i ex compagni, colleghi. Chi ci ha preceduto? Però, allora, per quanto riguarda questa cosa dell'elaborato, diciamo che forse potrebbe anche andare, però credo che secondo me. Vai, vai. No, 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 vai, vai. Stavo riflettendo intanto. Forse,
non so, cioè, per quanto riguarda cittadinanza e Costituzione, soprattutto il tema coronavirus, ora non lo so, magari la mia opinione sarà sbagliata, potranno valutare. Ok, io non ti sento sempre, ti sento un po' a scatti. Non so se anche chi ci sta seguendo ti sente un po' a scatti, magari se riescono a dircelo. Io sto cercando di chiudere la finestra intanto perché sto combattendo. Però va bene, prova un attimo a parlare. Allora, dicevo, mi senti? Ok, perfetto. Allora, dicevo, che per quanto riguarda la cosa di cittadinanza e Costituzione, anche del fatto di comunque di esporre un nostro pensiero riguardante la situazione attuale, come non potranno valutarci oggettivamente su quello che Esatto, come si fa a valutare oggettivamente un pensiero personale? è. No, appunto, è solo un pensiero personale, cioè come io ho vissuto la mia quarantena, come cosa io penso della situazione. Cosa magari si sarebbe potuto fare e non si è fatto, però per il resto non credo che boh, possano. Allora, io a questo punto, visto che siamo così titubanti, visto che non sentiamo, cioè sentiamo parlare di quarantene, di lockdown, non ci possiamo muovere, io direi di spiccare il volo e di iniziare a volare, ok? Perché dovete sapere che io e Maria Andrea siamo amici da tanto tempo ormai, e una peculiarità che ci caratterizza come amici è il fatto che noi condividiamo i viaggi. Cioè, tantissimi viaggi che abbiamo fatto in giro per l'Italia e l'Europa. Li abbiamo condivisi, cioè siamo stati insieme in questi viaggi. Quindi io l'argomento di oggi è appunto geografico, quindi usciamo dalle nostre case metaforicamente perché ancora se non per trovare, andare a trovare un congiunto non possiamo farlo fisicamente e quindi immergiamoci in questo viaggio immaginario un po' in giro per il mondo. Quindi io partirei proprio chiedendoti: qual è il viaggio che maggiormente ti è rimasto impresso, a cui sei particolarmente legata? Allora, come ben sai, abbiamo fatto tanti viaggi insieme. A tre in particolare sono molto legata. In uno di questi però non c'eri, perché era la mia gita di quinto. E vabbè, No, no, possiamo valere tutto. quello dell'Olanda, quello in Olanda e in Irlanda. Quindi in Olanda 2 anni fa e se non sbaglio, una settimana dal 14 al 21 aprile Sì, del 2020. esattamente. E l'anno scorso abbiamo trascorso 21 giorni a Dublino, come ben sai, dal 20 giugno, Il nonché. giorno del 18° compleanno di Maria Andrea, ragazzi. Maria Andrea ha dovuto spostare il suo 18° compleanno a causa di questa partenza, però ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. All'inizio ero un po' titubante, poi ci ho ripensato. Ora lo rifarei, diciamo. Sì, lo rifaremmo tutti. Lo rifarei. Quindi Olanda, Irlanda e poi mi dicevi un altro viaggio con la tua classe? Sì, Dove? Berlino. io credo che siamo stati veramente fortunati perché molte classi non hanno potuto fare il viaggio di quinto a causa del coronavirus. Esatto. Invece noi diciamo che ci siamo. Abbiamo trovato il periodo giusto forse, perché era dal 18 al 22 febbraio e poco dopo hanno chiuso le frontiere, quindi comunque siamo stati abbastanza. Esatto, siete stati fortunati anche noi siamo stati a Praga ed è stato un bel viaggio, però se dovessi io scegliere il mio viaggio del cuore, la scelta ricadrebbe appunto, come dicevi tu prima, sull'Olanda e sull'Irlanda, che sono due esperienze simili sotto un certo punto di vista, ma diverse. Sì, ovviamente accomunate per me dal fatto che c'eri tu, perché ci sei sempre tu, però effettivamente in Olanda a stare in famiglia è un'esperienza molto particolare, perché tu entri completamente in una cultura diversa, in un ambiente anche familiare differente. E quello è stato il mio primo viaggio all'estero, quindi diciamo l'ho sentito particolarmente. E poi ovviamente in Irlanda per 21 giorni sono tanti tanti giorni e vivi veramente la quotidianità insieme alle persone con cui parti. Noi eravamo in 15 e effettivamente ci siamo vissuti. È vero. Profondamente. Ci siamo Effettivamente. conosciuti perché poi sono anche esperienze, no? Che ci permettono di fare amicizia. Dicevo, mentre in Olanda, comunque vivendo in famiglia, abbiamo potuto conoscere la cultura, la tradizione di altri paesi,
quale ad esempio l'Olanda, in questo caso, cioè in Irlanda ci siamo scoperti noi, abbiamo scoperto Esatto. essi, quindi quelle 15 persone che prima non conoscevamo e che a stento salutavamo per il corridoio della scuola o al corso pomeridiano, perché abbiamo fatto prima un corso di pomeriggio. Quindi comunque io credo, cioè se dovessi scegliere adesso rifarei l'Irlanda, perché nonostante comunque Sicuramente. l'Olanda sia stato bellissimo, cioè un'esperienza che forse non avrò mai più l'opportunità di fare, perché comunque uno scambio in famiglia è sempre particolare. Comunque in Irlanda, Esatto. forse anche per la durata, sicuramente anche per la durata, però Sicuramente. Perché tanto tanto tempo e io avevo paura inizialmente, no? Perché tu pensi stai 3 settimane all'estero, che cosa fai? Magari stai da solo, no? Vabbè, io avevo te, quindi sostanzialmente qualche aggancio, qualche appiglio, poi ovviamente tutti gli altri ragazzi che già conoscevo, però effettivamente sono delle esperienze che io consiglio a chiunque. Perché riescono a cambiarti profondamente, a darti una nuova prospettiva anche nei confronti dell'Europa. Perché secondo me adesso, oggi soprattutto, abbiamo necessità di sentirci europei. Tanto. Perché anche io leggo sui giornali l'Europa ci ha dimenticati. Probabilmente l'Europa ha commesso tanti errori, tanti sbagli in questa situazione, così come in tante altre. Però sentirci europei oggi è fondamentale. È veramente fondamentale. Vabbè, Allora, Mari, a allora. questo punto io ti faccio un'altra domanda. Anzi, no, io direi di iniziare a giocare, perché il gioco di oggi, il quiz di oggi, è tutto basato sulla geografia. Ecco, una materia con cui io non vado per niente d'accordo, non so te. Io la geografia proprio cozziamo, perché la mia mente sta da tutt'altra parte. E quindi abbiamo scelto per questo quiz delle capitali dal mondo. Io vi dirò delle capitali e voi mi dovrete dare la risposta di quale nazione stiamo parlando, ovviamente Maria Andrea, ma anche chi ci sta seguendo nei commenti, e poi faremo il contrario e poi invece passeremo in Italia e andremo verso le province italiane. Quindi io direi di iniziare con le prime capitali. Ok, Mari, vuoi iniziare tu? Va bene, allora È la prima, mi raccomando, non mi far fare figure già dalla prima perché sennò. siamo qua, ti dico Russia. Ah, ok, questa la so. No, se la sbaglio, è Mosca. Ok, è Mosca. Ci sta, ci sta. Questa era abbastanza semplice. Allora, adesso tocca a me. Oslo. Norvegia. Norvegia, io ho sempre voluto visitare la Norvegia. I fiordi, una crociera dei fiordi norvegesi. Mamma mia. Questi momenti poi di clausura, pensare a quelle. Avevamo il A brevetto quelle destinazioni. Esatto. verso i fiordi norvegesi, però mi sa che salta. Purtroppo non si potrà. Vabbè, consoliamoci e continuiamo a viaggiare con la fantasia. Vai, un'altra capitale o un altro stato, io poi ti devo dire la capitale come vuoi. Allora, Australia. La capitale dell'Australia. Allora, questa forse la so, perché tutti direbbero Sydney, no? Però Sydney non è la capitale dell'Australia. Perché la capitale, ecco, e quindi me la ricordo per questo, perché tutti dicevano Sydney, ma in realtà la capitale dell'Australia è Canberra. Vero? Perfetto. Vedi, almeno questa la sapevo. Fortunatamente. Quelle strane poi te le ricordi, no? Perché fai i collegamenti mentali e le ricordi. Allora, vado io adesso. Io a questo punto voglio ribaltare la cosa. Io ti dico la capitale e tu mi dici lo stato. Ok? Allora, La Valletta. Aspetta, allora ti direi Malta, ma Oppure? non lo so. È Malta. Ah, oddio, bene. È Malta. È Malta, sì, La Valletta è la capitale di Malta. Ci sei mai stata a Malta? E come dicono, sia una meta abbastanza interessante. Molto interessante. Andiamo avanti. Allora, ti chiedo la capitale. No, tocca a me.
No, tocca a te, che stiamo facendo? No, scusa. Allora, Vai. la capitale del Brasile. Qua Adesso stiamo sullo stesso discorso di prima. Perché questa non è ovviamente quella che tutti direbbero, non mi viene neanche il nome, ma è Brasilia. Ci sta, vedi, quando mi fai questo è un po' più complicato. Lo capisco. Senti Mari, Brasilia è in Sud America ovviamente, noi abbiamo detto in Brasile, tu sei mai stata in America? No, non sono mai stata, però mi piacerebbe starci. Mi piacerebbe visitare tanti, in realtà tanti luoghi dell'America. Però forse adesso, ora come ora, cioè se ne avessi la possibilità, andrei sul classico, quindi andrei negli Stati Uniti. New York. Perché comunque credo sia una delle prime mete da fare in America, anche se comunque New York credo sia abbastanza impegnativo, però. Guarda, io non sono particolarmente attratto da New York. Cioè, sì, la visiterei ovviamente anche per una cultura personale, però è più, non so, mi piacerebbe visitare per esempio Los Angeles. Vabbè, in realtà io vorrei andare ad Hollywood, cioè. Non perché, scusa, già che siamo in America andiamo ad Hollywood, no? Perché perderci? Va bene, continuiamo allora. Tocca a me. A me? Allora, la capitale della Bosnia Erzegovina. Allora, Questa è passata la moto, bella, sì. Cosa? so con cosa confina, ma non so. Allora, pensaci, c'è stata la guerra in Bosnia e Erzegovina, tutta la Jugoslavia. Forse ho sbagliato, avrei dovuto dirti la capitale, avrei dovuto dire lo Stato. Se qualcuno ci vuole aiutare nei commenti, la capitale della Bosnia Erzegovina, aiutate la nostra Maria Andrea, per favore, che dopo questa diretta parte direttamente per questa capitale, perché voglio dire, no? Ci sta. Bosnia Erzegovina, allora scrivetecelo nei commenti, intanto noi andiamo avanti, poi ci torniamo dopo magari. Va Vai. bene. Allora, Albania. Allora, Albania, ebbero, quella lì. Eh sì, allora, Albania, io ti direi, però non ne sono sicuro, qualcosa, con la T comincia per caso. E Tirana. Tirana. Perfetto. Cioè, Tirana, ci sta. Allora, andiamo avanti. Lima. Siamo sempre dove stavamo prima, eh? Cioè, la zona è quella. Prima mi hai chiesto il Brasile, quindi la zona è quella. Lima è la capitale di quale stato dell'America Latina? Del Perù. Cosa? Del Perù. Ah, del Perù. E Del Perù. Del comunque Perù. Sarajevo. Sarajevo è la capitale della Bosnia Erzegovina. È vero. Grande, prima M mentre, prima Mendulari. Bella. Ok, io e la geografia siamo un po' litigati, siamo distanti. Bene, benissimo. Noi stiamo facendo questo corso accelerato per tutti, così recuperiamo quello che non abbiamo fatto magari in questi anni. Allora, intanto mi dicono dalla regia che sì, per problemi di connessione, la diretta non è presente adesso su YouTube e su Facebook, ma verrà poi salvata e caricata comunque dopo per guardarla in differita. Ok. Colgo l'occasione, visto che ci siamo interrotti un attimo, per ricordare di andare a leggere i nostri articoli su LegoSimo.it, perché in questo mese, diciamo in questa edizione, aprile-maggio, abbiamo scelto un nuovo formato per LegoSimo, piuttosto che un'edizione completa, un LegoSimo in pillole, ovvero ogni giorno un nuovo articolo di LegoSimo. E oggi, bonus, sono usciti due articoli, uno sul premio Scuola Digitale e un altro che è una mia recensione della serie TV Daybreak su Netflix. Tu hai visto questa serie TV mai? No, una serie TV post-apocalittica, molto interessante. Vi consiglio di andare a leggere la recensione, non solo perché l'ho scritta io, ma perché la serie veramente ne vale la pena. Già che stiamo parlando di serie, un attimo per divagare. Che cosa stai guardando in questo momento? Così, a bruciapelo. Sto
sto guardando Lost in Space. Su Netflix sempre, no? Netflix. Non so La se consiglieresti? Non la consiglieresti? Ti piace? Ti sta piacendo? Non l'ho mai vista. terzo, o meglio, devo iniziare il quarto episodio, però è bella. Cioè, a me piace questo genere in realtà. È carina, sì. Ah, buono, interessante, interessante. Va bene, allora continuiamo con il nostro viaggio immaginario. Ok, tocca a te. Ah, No, o a me. ok. Vai. Allora, devo scegliere. Scegli, scegli. Intanto, qui leggo i commenti e saluto un po' le persone che stanno entrando. La nostra prima Mendulari, i nostri amici, hanno indovinato anche Lima, era il Perù. Bravi, bravi, complimenti. Allora, ora te ne faccio una, te ne chiedo Vai. una, che dovresti, Sì. credo che tu la sappia perché sì, vabbè, ora te ne chiedo. Colombia. Colombia, stavo per dire una stupidaggine, per caso è Caracas? No? Allora, se vuoi ti aiuto. Vai, aiutami, ti prego. Credo che tutti abbiano visto una serie TV. Ho capito, Bogotà! Non ho visto La Casa di Carta e non la consiglio a nessuno, Però però ho capito il rimando, ho capito il rimando. Ecco, appunto. Perfetto. Allora, io direi di passare a questo punto. Cosa non ti ho sentita? tutti abbiano visto, tranne te, La Casa di Carta. Allora, torniamo su questo un attimo discorso, su questo discorso. Allora, La Casa di Carta non mi ispira per niente. Sarà un'opinione, diciamo, contrastante con la maggior parte di chi usufruisce, insomma, di Netflix e di chi guarda queste serie TV, ma a me non ispira per niente. Mi sembra un po' troppo caciarona per i miei gusti. Quindi non. Cioè, per esempio, io adesso sto in fissa. Sto guardando questa serie su Netflix che si chiama Hollywood. Cioè, tu metti una serie di Netflix, Gabriele, Hollywood. Cioè, hai fatto proprio il quadro. Il quadro. Perfetto. È molto, molto interessante, la consiglio. Allora, andiamo avanti e passiamo dal mondo all'Italia. Ora mi vedi scura. Sì, ti vedo abbastanza scura. Vai, sparati la luce in faccia a mo' di Barbara D'Urso. Aspettiamo tutti te. Vabbè, non fa niente. Va bene. Non lo so perché. Qui mi dicono, se capissi di film non daresti commenti senza vedere vergogna. Io ho visto i primi due episodi della Casa di Carta e mi ha fatto talmente tanto schifo che non ho voluto continuare. Quindi ho visto. Prima di giudicare, grazie. Allora, dicevamo, passiamo in Italia. Peggio ancora. Ecco, parliamo di capoluoghi di provincia. Capoluoghi di provincia. Di regione, va bene. Parti tu. Prima le donne. Dai, provincia, provincia, sì, provincia. Vai, vai tu. Parto io. Allora, Livorno. Toscana. Ok. Perfetto. Sondrio. Sondrio, mi sa di qualcosa che si trova a nord. A nord, sta a nord, sicuro. Secondo me si trova. Allora. Spara, spara. Dove sta Sondrio? Scrivetecelo nei commenti, dove sta Sondrio? Veneto. No! Dove si trova? Sondrio è in Lombardia. Ah, ok. Lombardia. Ok, andiamo, avanti. Allora. Novara? Allora, Novara sta in Piemonte. Allora, ora Ci siamo, ci siamo. ti racconto una cosa. Quando ero Vai, piccola, vai, vai. mi hanno insegnato ovviamente le regioni. Comunque io mi scuso con i miei professori delle medie, con...
elementari perché non mi ricordo più niente. L'emozione, l'emozione, capiranno, capiranno. Mi ricordo di aver imparato le capitali del Piemonte in ordine alfabetico e ora, cioè, è l'unica regione di cui mi ricordo tutte le province. Aiuto. Allora, se ti chiedessi Asti. Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, Vabbè, Beh, diciamo che con questa ti sei ripresa alla grande, eh? Diciamolo, lo so. diciamolo, io non ne sarei capace per niente. Va bene. No, ma la regione che ho imparato per bene, forse la prima, quindi me la ricordo. Ah, bene, ci sta, ci sta. Cioè, io per dire, la regione di cui conosco meglio le province è la Valle d'Aosta. Aosta. Ok. Perfetto, grandissimo. Vai. Vai, tocca a te. A me? Allora, Arezzo, te l'ho già chiesto o no? Arezzo? Arezzo. Sai perché mi ricordo Arezzo? Perché c'è la chimera di Arezzo, che è una scultura, se non sbaglio, etrusca, una cosa del genere dovrebbe essere, che era toscana, cioè in Etruria era stata in Toscana. Brava, perfetto, perfetto. Bravo. Allora, il nostro tempo sta per terminare purtroppo, quindi io adesso ti voglio fare una domanda. Siccome stiamo parlando di viaggi, di viaggiare con la mente, qual è quel viaggio che tu vorresti fare e potresti partire anche adesso se non ci fosse la pandemia? Quello che è proprio il tuo desiderio inespresso riguardo al viaggio, Allora, ovviamente. in questi anni pensavo a qualche meta da visitare dopo la maturità. Sicuramente la prima che mi viene in mente e che quindi ti direi adesso è Stoccolma. Allora, vedendo alcune foto su internet, o comunque, non lo so, vedendo sì, beh, basta, riprese. Sì. Però è una delle mete che ora personalmente mi ispirano di più. Poi magari sarà molto simile ad altre, però è proprio una delle mie desideri più grandi in questo momento. Guarda, ti posso dire che anche io ho questo desiderio di visitare tutte le capitali della zona nord Europa, quindi non solo Stoccolma, ma anche Oslo, Helsinki, Copenaghen, tutte. Mari, ci sei? La nostra Mari è un attimo impegnata in cercare la rete. Io sfrutto questo tempo. Ah, eccola Mari, eccola. Stavo dicendo che anch'io voglio visitare Stoccolma, quindi in caso ci andiamo insieme. Sì, Mari? Mari, mi senti? Non mi sente. E voi nei commenti mi sentite o sentite Maria Andrea? Non so, scrivetemelo qui sotto. Intanto io vi ricordo di andare a leggere i nostri articoli su lecosimo.it, di andare ad ascoltare i nostri podcast su Apple Podcast, Google Podcast e su Spotify, di seguirci ovviamente su Instagram e su YouTube. E di rimanere aggiornati perché appunto ogni giorno pubblichiamo nuovi contenuti. Maria Andrea non mi sta sentendo. Senti? Senti solo lei. A te sì. A lei no. Ah, ok. Quindi qualcuno sente Maria Andrea, qualcuno invece sente me. Perfetto. Allora, solo lei si sente. Bene, bene, questi problemini di linea, io direi facciamo una cosa. Allora. Siccome non ci sentiamo, io vi saluto. Scusateci per questo disagio tecnico, però non stiamo capendo che cosa sta accadendo. Non la sento, peccato. Noi cerchiamo di leggere il labiale di Maria Andrea, ma non ci riusciamo.
Anche noi siamo abbastanza in imbarazzo, quindi io direi di chiudere qui la nostra diretta. Ci rivediamo al prossimo episodio di Live Le Cosimo. Oddio, che cosa sta succedendo? Allora. Che cosa stia succedendo, però anche questo è il bello della diretta. Mari se n'è andata, saluto anche io. Ciao.